Trasporto di incursori oltre le linee nemiche. Estrazione di personale da una potenziale situazione di pericolo. Tutto questo con il favore delle tenebre. Questa è la missione per cui l'aeronautica militare impiega l'elicottero HH-101 Caesar. Progettato in collaborazione con la Gran Bretagna e prodotto in Inghilterra dall'italiana Leonardo, l'HH-101 è stato consegnato all'aeronautica militare nel 2015 in una variante moderna ed avanzata, costruita interamente con materiali compositi a base di carbonio, Nomex, Kevlar e metalli leggeri come l'alluminio ed il titanio, e con un'avionica di quarta generazione Plus che lo rende totalmente interoperabile con gli altri assetti della Forza Armata e della NATO. Impiegato dagli equipaggi di volo per le operazioni speciali, l'elicottero è in dotazione al nono stormo di Grazzanise, in provincia di Caserta. Lungo 22,85 m, quasi come un campo da tennis, e alto 6,74 m, come un edificio di due piani, l'HH-101 è in grado di volare con agilità fino alla velocità di 280 km/h e ad una quota di oltre 4 km grazie al suo speciale rotore pentapala di tipo BERP 4 con un profilo innovativo e tippa ad anedro e dai tre motori GE CT7 8E capace di sviluppare un totale di 7.500 cavalli, l'equivalente di 10 motori di una Formula 1. Cinque serbatoi, con una capienza totale di 4 tonnellate, consentono alla HH-101 Caesar un'elevata autonomia, ma è soprattutto la capacità di poter rifornire in volo tramite probe, appannaggio di poche aviazioni al mondo, ad estenderne significativamente il raggio d'azione. Un po' come poter rifornire in autostrada senza doversi mai fermare al distributore. L'elicottero è difeso da un sistema di autoprotezione tra i più avanzati e completi in assoluto, in grado di ingannare in modo attivo e passivo sia missili a guida radar che a guida infrarossa, anche accecandoli con un laser. Ricordate poi la mitragliatrice di Rambo? Con una celerità di tiro di 50 colpi al secondo ciascuna, le tre M134 Dillon calibro 7,62 hanno singolarmente un volume di fuoco ben 5 volte superiore e consentono di proteggere l'assetto in caso di attacco e di fornire supporto aereo ravvicinato agli operatori a terra in modo più preciso ed efficace. Immaginatevi inoltre, per non essere scoperti, di dover guidare la vostra auto ad alta velocità e nell'oscurità più completa o nella nebbia più fitta. Come fareste? La HH-101 è equipaggiato con vari sistemi progettati per volare a bassissima quota in queste condizioni proibitive. L'Helicopter Terrain Avoidance Warning System, che visualizza i rilievi e gli ostacoli nel display all'interno dell'abitacolo. Il radar, per mappare il terreno e scrutare dentro le nubi. L'Obstacle Warning System, che proietta frontalmente un cono laser in grado di distinguere da lontano pericoli quali cavi ed antenne. Ed il Forward Looking Infrared, o FLIR, che consente di vedere oggetti di piccole dimensioni anche a chilometri di distanza, in ogni direzione, sia nello spettro del visibile che dell'infrarosso. L'elicottero, inoltre, è pienamente compatibile con i sistemi di tipo Night Vision Goggles, visori che amplificano la radiazione luminosa notturna, consentendo all'equipaggio di vedere anche nell'oscurità.
Inoltre, si sa, è l'unione a fare la forza. Per questo la KH101 è dotata di sofisticati apparati di bordo, quali 3 radio multibanda criptate, una radio satellitare, anch'essa criptata, per comunicare in modo sicuro da qualsiasi punto del pianeta. Il MIDS ed il Vortex, apparati in grado di connetterlo con altri assetti, sia aerei che terrestri, per scambiare informazioni ed immagini, anche in tempo reale. Un po' insomma come fanno i moderni smartphone, ma con una rete propria, nota come Link 16, e con frequenze dedicate e sicure. L'elicottero HH101 Caesar rappresenta quindi uno degli elicotteri più sofisticati al mondo. Consente all'aeronautica militare di effettuare missioni critiche e complesse di tipo combat, come quelle in scenari operativi nell'ambito delle operazioni speciali o del recupero di personale. Grazie alla sua versatilità e alle sue eccezionali caratteristiche, infine, l'elicottero rappresenta un moltiplicatore di forze al servizio della popolazione civile, in grado di garantirne la sicurezza e di salvare vite umane in caso di emergenza.